Chiesa e lavoro, quale futuro per i giovani nel sud? È il tema al centro della due giorni organizzata dalla Curia di Napoli alla stazione marittima con i vescovi di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e di una delegazione della Sardegna. Oggi e domani prelati ed economisti discuteranno per promuovere progetti e nuove sinergie contro la disoccupazione nel mezzogiorno, obiettivo comune a cui lavorano insieme istituzioni laiche e religiose. Il futuro che noi riusciamo a dare loro attraverso delle proposte concrete, reali, che siano anche un'iniezione di fiducia, perché il messaggio che vogliamo mandare è un messaggio di speranza, un messaggio di fiducia, e spero che da questo appello si possa avere una collaborazione tra la realtà civile, realtà ecclesiastica, nel mettere insieme le forze per il bene poi di questi nostri ragazzi. In questi anni, almeno da quando faccio politica, non ho mancato di sottolineare l'assenza o l'inadeguatezza delle politiche nazionali sul lavoro, ma nello stesso tempo ho anche sempre praticato il riscatto del mezzogiorno da sud. Il sud ha una potenzialità enorme, Napoli lo sta dimostrando, ma anche in altre parti del mezzogiorno. Credo che la strada è quella del lavoro con onestà, passione, ribaltando i concetti di progresso, sviluppo e crescita, che non sono distruzione dei territori, consumismo universale, opere pubbliche inutili, ma invece valorizzazione e preservazione della natura, valorizzazione e riscatto attraverso la cultura, la valorizzazione di tutte le ricchezze economiche del mezzogiorno. Pensiamo all'agricoltura, all'artigianato, al commercio, alla creatività, alla piccola e media impresa. Il lavoro si sta realizzando nella nostra città. Io sono convinto che Napoli può trainare l'intero mezzogiorno. In questa città chiesa e comune fanno tante cose insieme. Lo facciamo nel mondo della cultura, per esempio, recentemente tanto, nel mondo del sociale, nel mondo della cooperazione, e questo stare insieme tra le comunità religiose, quindi molto le comunità cattoliche, e il comune di Napoli si dimostra che si può creare anche lavoro, e comunque si creano delle alternative, dei punti di riferimento, dei luoghi in cui ci si ritrova, in cui non si è soli.